Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Il mio nome è Massimiliano Coniglio, sono un travel photographer italiano e oggi vi voglio portare con me a scattare le rovine di un vecchio monastero che si trova tra le colline dello Siebengebirge in Germania. Voglio portarvi in questo posto, trovato così casualmente su Google. Mi piaceva questa location perché nel mezzo del nulla praticamente c'è un piccolo villaggetto quasi semideserto e ci sono le rovine di questo vecchio monastero, dove secondo me è possibile tirar fuori qualche immagine davvero interessante da potervi farvi vedere in post produzione. Per l'immagine di oggi utilizzeremo un filtro ND come questo qua. Questo è un filtro ND che riduce la luce di 10 stop, è un filtro della IDA, sicuramente l'avete visti. Questo è un filtro che va bene per un sistema holder da 150. Io scatterò questa fotografia con un 15-30 della Tamron. Per questa lente utilizzerò questa lastra di vetro, sicuramente l'avrete vista già altre volte. Guardate un pochettino, vi faccio vedere, evitando i riflessi. Comunque questa è, diciamo, una lastra di vetro e devo dire che come rapporto qualità-prezzo vi consiglio questi filtri della IDA. Se non volete spendere tantissimi soldi per la Lucroid o per i filtri lì, ad esempio, vi consiglio di andare su Amazon, fare uno scouting e se partecipate al mio Blaster Class Photography avete il 15% di sconto su questi filtri, quindi molto importante. Vi ricordo sempre che questo canale è un canale prettamente per i non professionisti, quindi vi farò vedere le mie tecniche base, ma poi c'è sempre dietro qualche piccolo trucchetto e, diciamo, qualche piccola tecnica in più dietro le foto che poi magari vado a pubblicare sul mio Instagram o sul mio Facebook. Quindi se volete sapere le tecniche complete, io vi ricordo sempre che c'è il mio Masterclass Photography su Skype. Ho già tantissimi studenti, ragazzi, io vi invito sempre a partecipare al mio Masterclass Photography su Skype, perché con me potrete lavorare sulle vostre fotografie, su Photoshop, su Lightroom, con Color FX Pro, anche con Luminar. Creeremo tanti bei effetti moody dark, effetti luce, lavoreremo sulle maschere, maschere di luminanza, faremo tantissime tecniche insieme. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale YouTube, che cosa aspettate? Iscrivetevi al canale adesso, cliccate sulla campanella così riceverete tutte le notifiche di settimana in settimana e oggi vi farò vedere appunto una lunga esposizione con un effetto moody dark che potete realizzare partendo da Lightroom. Vi ricordo che potete trovarmi e scrivermi anche su Instagram, qua sotto vi lascio il mio Instagram. Ok ragazzi, detto questo, adesso andiamo direttamente sul campo. Vi consiglio sempre di mettere a fuoco prima di inserire queste lastre, altrimenti non vedete niente, quindi componete la vostra immagine, mettete a fuoco in maniera manuale, disattivate il sistema di antivibrazione della lente se ne avete uno, inserite il filtro e scattate con un telecomando remoto, perché le macchine fotografiche professionali arrivano sempre a 30 secondi, quindi dovete andare in manuale e settare la vostra fotocamera in bulb. Ok? Adesso andiamo direttamente sul campo e vi faccio poi vedere come scattare una bellissima immagine. Seguitemi! Allora ragazzi, mi trovo nelle colline dello Siebengebirge qui in Germania. Ho passato un fine settimana a fare workshop in giro per la Germania con il mio gruppo di ragazzi. Anzi, vi invito sempre ragazzi a venire qua a trovarmi. Come sapete organizzo workshop qui in Germania, in Francia, in Olanda, quindi vi invito sempre a trovarmi. E lungo la strada, facendo una ricerca su Google, ho trovato i resti, le rovine di quello che si chiama Kloster, che è praticamente un vecchio monastero. Adesso vi faccio vedere praticamente nel mezzo del niente, ragazzi, in un villaggetto che si trova praticamente sopra le colline dello Siebengebirge, un bellissimo posto. E sono le 8:30 di sera, sono le 20:30, ragazzi, guardate un po' che sol, cioè che luce che c'è, ragazzi, incredibile. E lì in fondo, non so se già lo vedete, ops, lì
e ci sono le rovine, quindi andrò a fotografare queste rovine. Sto provando a scattare per riuscire a prendere questo elemento qui, non so esattamente che cosa sia, forse un residuo di qualche colonna che c'era prima, visto che ne vedo 4 agli angoli, e quindi utilizzare la lunga esposizione per prendere questo come elemento di foreground e poi le rovine di questo monastero. È una bella lunga esposizione. Ok ragazzi, si ritorna, finito per oggi, gran bel posto, guardate che sono belle le colline qua dello Siebengebirge, ragazzi, è eccezionale, con questo cielo nuvoloso. Adesso sta cominciando il tramonto, sta cominciando adesso ragazzi, sono le 10 di sera, per farvi capire la differenza di luce che c'è con l'Italia. Inverno abbiamo praticamente sempre buio e d'estate il tramonto è tardissimo. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di cliccare sulla campanella e di seguirmi su Instagram sulle mie storie. Ci vediamo in Lightroom. Eccoci qua all'interno del modulo sviluppo di Lightroom, sono pronto a farvi vedere questa super fotazza, ma prima di cominciare, se vi è piaciuto il video e quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, lasciatemi una bella spollicciata qua sotto, amici miei, perché è sempre ben gradita. Cominciamo a fare questa super fotografia in modo molto semplice, molto veloce. Come vi ho già detto all'inizio del video, non vi faccio vedere tutte le mie tecniche professionali, anche con Photoshop o con altri programmi, perché questo è un canale che si avvicina ai non professionisti, e anche perché molte di queste tecniche professionali sono descritte e ne parlo con maggiori, diciamo, dettagli all'interno del mio masterclass fotografia su Skype. Quindi ragazzi, iscrivetevi e faremo delle foto eccezionali, veramente! Ok ragazzi, cominciamo a lavorare su questa fotografia brevemente, vi faccio vedere come l'ho realizzata. Per prima di tutto, avete già visto i dati di scatto nel video, ho scattato f13 89 secondi per avere questa lunga esposizione molto interessante qua nel cielo con un bel filtro AIDA. Questo è un singolo scatto, quindi è possibile fare delle foto molto belle da postare sui vostri profili. Quindi per prima cosa andiamo a dare un taglio che diciamo presta bene ad Instagram, normalmente un 4 quinti, 1 a 1, insomma un 4 quinti dovrebbe funzionare bene. Ecco così, magari lasciamo così, andiamo ad aprire un po' le ombre, andiamo giù con gli highlights e boom, già vedete come riesco a tirar fuori i dettagli del cielo. E vado per questa foto giù con la vividezza e vado invece ad aumentare un pochettino la saturazione, quindi voglio mantenere sempre un moody dark, come vi dico io, bianchi e neri non li tocco, vado ad aumentare solamente un po' il contrasto, anche qua non tantissimo, magari 5-6, e un pochettino la chiarezza anche qua 5-6. Dopodiché lens correction, vado ad abilitare il profilo della lente e rimuovo le aberrazioni cromatiche. E dettagli per default Lightroom mi dà un valore più o meno 40 e voglio lasciare un default di 40 perché voglio dare un tono molto soft a queste immagini, quindi non voglio aumentare lo sharpening come faccio di solito. Sapete che mi piacciono molto i moody dark con questi tipi di toni, anzi se volete vedere come lavoro con maggiori dettagli sui miei moody dark, cliccate il link qui in alto a destra per andare a vedere uno dei miei recenti video. Andiamo adesso a lavorare sul pannello HSL, facendo cosa? Vado a lavorare un po' sulle tonalità del giallo, guardate un po' il colore dell'erba come cambia, quindi voglio dare un tono un po' più acceso a questi verdi, anche così. E per quanto riguarda invece l'arancione, lo voglio desaturare, così. Va bene, andiamo a lavorare con i filtri lineari di tipo graduati, quindi vado a diminuire l'esposizione un po' qua in basso, sicuramente qua in alto, e tiriamo ancora di più fuori i dettagli, quindi così, e vado ad aumentare la chiarezza, la texture e il contrasto, tac, così, bello, bello, una bella foto drammatica con questo mood un po' cupo, guardate come riesco a tirare fuori qua i dettagli, molto interessanti. Vado a lavorare sulle curve, che mi piace sempre, dando appunto questo effetto un po' soft,
quindi soprattutto nella zona dei neri e sui mezzi toni, quindi vado a recuperare un po' le tonalità dei mezzi toni, non tantissimo, ecco, magari un qualcosa del genere. Guardate un po' il prima e il dopo, il before and after. Penso che ci sia una grossa differenza. Mi piace lasciare queste tonalità un po' sul soft, soprattutto sui neri, che quando andate a pubblicare la foto, soprattutto sui profili Instagram, non vi dà quel senso di contrasto. Creiamo un bel filtro graduato di tipo circolare, vado ad aumentare l'esposizione solo qui sulla parte centrale e leggermente la chiarezza e leggermente lo sharpening, quindi la definizione solamente qui all'interno, non tantissimo con l'esposizione, quindi qualcosa del genere. Ok, vignettatura, eccola qua nella zona degli effetti, quindi diamo ancora una leggera vignettatura e poi voglio prendere un altro filtro di tipo graduato circolare, ne voglio creare uno qua per andare ancora un pochettino giù con l'esposizione, non tantissimo. Qua ne creo un altro e anche qua sopra. Ora, per questa parte, questa diciamo colonna tagliata che si trova in foreground, poi ho passato la foto in Photoshop per dare una raddrizzata, perché se utilizzo la funzione automatica, vedete che Lightroom la va un po' a tagliare, però comunque lascia sempre un effetto. Vabbè, lasciamo così, penso che funzioni, sì, funzioni meglio, però dell'immagine finale, se ricordo bene, poi sono andato in Photoshop e ho raddrizzato ancora di più le perpendicolari di questo elemento qui, però appunto come vi dicevo non voglio entrare nei dettagli, però insomma questo è quello che ho fatto. Ok, adesso torno al pannello HSL e vado giù con i blu, boom, perché voglio un effetto ancora drammatico qua nel cielo. Guardate il prima e il dopo, guardate un po' come cambia la zona del cielo. A me piace avere un cielo particolarmente grigio. Qua c'è una macchia causata probabilmente da un po' di pioggerellina, quindi prendo lo strumento rimozione clone, lo vado a mettere qua e tac, macchia levata. Voglio una sfumatura al 100%, clicco su ok e un altro filtro graduato di tipo lineare qua sulla destra per creare ancora un effetto un po' più scuro qua a destra, quindi magari un poco così, però che succede? Come vedete, mi va a scurire troppo questa zona, quindi prendo un brush, un pennello, non questo ragazzi, ma questo, e vado a lavorare all'interno del filtro graduato, cliccando sull'effetto erase o cancella, ingrandisco il pennello e vado a pennellare all'interno del mio filtro e vado a riprendere l'esposizione. Guardate un poco. Riesco a riprendere l'esposizione solo in questa zona, quindi non vado a toccare completamente la zona qui sulla destra. Stessa cosa posso fare da questo lato, anzi sapete che vi dico qua sotto forse qua sotto forse lo lascio come era prima, quindi lo voglio un pochettino più scuro, ecco, così. Sì, penso che va bene, magari non tantissimo, quindi lasciamo un pochettino così. E niente, ragazzi, guardate un po', forse qua c'è un'altra macchiolina, la leviamo pure, tac, ecco qua, guardate come sono riuscito in pochissimi minuti a creare una bella fotografia. Magari sapete che vi dico, scendo ancora un po' con la chiarezza, voglio che questa foto sia ancora un pochettino più soft, mi piace un aspetto soft di questa immagine. Guardate, la metto un pochettino a tutto schermo, ragazzi. Guardate che bella. Se premo il tasto Y, vi faccio vedere a sinistra è da dove siamo partiti, e a destra abbiamo realizzato una fotografia interamente in Lightroom. Come vi dicevo, è possibile andare a dare un tocco un po' più soft all'immagine finale, utilizzando delle tecniche mie segrete che i miei studenti del masterclass conoscono molto bene. Però, ragazzi, vi volevo fare vedere come è possibile realizzare una bella immagine naturale con una lunga esposizione con filtro ND che potete fare tutti, ragazzi. Ok? Io spero che questo video vi sia piaciuto, questa mia piccola avventura. Io ci metto tutta la mia buona volontà a farvi vedere qualcosa di interessante, ragazzi. Quindi vi ricordo sempre di lasciarmi una bella spolliciata qui sotto e aspetto i vostri commenti sempre a palettate. E vi aspetto la prossima settimana con un nuovo progetto creativo. Ciao a tutti, ragazzi!